Perché ci annoiamo? Cosa succede quando sopraggiunge la noia? Annoiarsi può farci anche bene? Ma soprattutto, cosa c'entra la noia con un podcast che parla di economia? Proviamo a scoprirlo. Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile. Eccoci. Oggi non parliamo di economia, ok? Come spesso facciamo, anche perché poi di economia parliamo fino a un certo punto. Ma scusa, c'è ma questa economia. Non è il caso che facciamo da manuale e spieghiamo un po' che cos'è questo podcast, perché magari qualcuno è arrivato qua per la prima volta. Il fatto, lo sai qual è? È che tutto sommato non so neanche che cosa sia diventato questo podcast. Poi con questa trasmissione ce ne andiamo direttamente per la tangente. Ora abbiamo un pubblico, vediamo se con questa puntata crollano gli ascolti oppure potrebbe anche essere che invece duplichiamo gli ascolti. Secondo me è più verso quella direzione. Un atteggiamento, un modo di vedere l'economia attraverso le emozioni. Questo è l'approccio che ha voluto dare oggi l'alieno. Io non so dove voglio andare a parare, però ha detto parliamo di noia. Ho detto va bene, ma che cosa c'entra con l'economia? E non me l'ha voluto dire. Quindi, prima di tutto, inquadriamo perché vuoi parlare di noia senza dire tutto all'inizio. Io avevo tanta roba oggi, ma no, in realtà io te l'ho detto perché, nel senso che mi è capitata nelle orecchie una vecchia intervista di Vasco Rossi in cui gli chiedevano quale fosse la sua canzone preferita tra le sue, no? Quindi, quale canzone di Vasco è la preferita di Vasco? E lui, che io magari mi aspettavo una risposta, che ne so, tipo La vita spericolata, sai, una roba anche un po' banale così, invece lui banale non lo è mai, e ha risposto che la sua canzone preferita tra le sue è La noia. Quindi, che coincidenza. Scopriamo questo alieno che, siccome a lui ha pensato a questa canzone, facciamo un'intera puntata sulla noia e siamo tutti lì. Non solo, che cosa ha fatto? Ha anche chiesto ai suoi amici, a un gruppo di persone, che cosa ne pensassero della noia, e abbiamo dovuto selezionare gli interventi in audio perché c'è stata una folla incredibile di persone che ha espresso il suo parere sulla noia. Sulla noia, penso. E io ho dovuto tagliarli, c'è arrivato un macello di roba e noi ne facciamo ascoltare qualcuno. Quindi tutta cosa che ha fatto lui, poi a me tocca. Ti sei affaticato molto? Eh sì, erano tanti, li ho dovuti ascoltare. Abbiamo preso, non potrei dire i migliori, li hai scelti tu. Ah, oh, vabbè. Abbiamo preso quelli più significativi, quindi ne ascoltiamo un paio e poi andiamo magari direttamente nella puntata. Ascoltiamo i primi due, partiamo. Visto che siamo in un mondo così frenetico, annoiarsi non lo vedo come una cosa negativa. Può essere visto come un modo per spronarti a fare qualcosa di diverso. Stessa cosa la rabbia, perché è vero che può essere considerata una cosa negativa, però ti aiuta anche a far tirare fuori un po' i sentimenti veri, quelli che normalmente magari di necessità devi sopprimere. Lasciate che rallenti. Lasciatemi un errore, lasciate che mi annoi. È dalla noia che nasce la mia curiosità, è nella noia che trovo la fecondità del mio tempo. Torniamo in studio. Vedi che il nostro magari non è un podcast intelligente, però ha degli ascoltatori intelligenti. Vedi? Perché non è un podcast intelligente? Ci sei tu? No, dico magari, non lo so. Io non voglio, ah, magari non lo non sappiamo. Non c'è peggior giudice di chi... di chiedere cosa dobbiamo fare, dobbiamo commentare quello che hanno detto oppure no, però vedi, ho chiesto loro qualche parere sulle emozioni cosiddette negative, no? Quindi la noia, l'ansia, la rabbia, e sono arrivati dei feedback così interessanti, no? Vedi che entrambi hanno messo l'accento sul fatto che le cose, come dire, è sempre una questione di punti di vista, no? Mi hai costretto, come accade, visto che su questo comunque mi hai costretto a studiare sempre, anche questa settimana. Sempre a fare la vittima. Sempre. Mi hai costretto a studiare, anche se devo dire la verità, da questo punto di vista mi è piaciuto come argomento perché sono tematiche che mi interessano, ho fatto qualche ricerca nel campo delle neuroscienze, nel campo comunque della psicologia. E ho letto che praticamente chi si annoia di più sono due categorie di individui. Gli individui più impulsivi ed iperattivi, che hanno meno autocontrollo,
e poi sono poi ci sono quelli che si mettono al riparo da tutto e che non escono mai dalla loro comfort zone. Quindi questi sono le due tipologie di individui. Poi, sempre con queste ricerche, dicono che la noia affligge il 90% degli individui, quindi si può dire tutti. La noia rende irritabili ed è un sentimento, questa è simpatica, che riguarda il presente. Così come ci sono altri sentimenti che riguardano il futuro, per esempio la paura è tipica del futuro, non ci può essere paura del passato. È legato al futuro, può anche essere legata al presente, però è più o meno legata sempre al futuro. Il rimpianto, che è un tipico sentimento del passato, mentre la noia è quella del presente. Poi magari ci torniamo su questo. E poi un altro aspetto, che la noia è fortemente connessa all'attenzione, cioè ci si annoia spesso quando si perde attenzione per qualcosa. Ed effettivamente questo mi ha fatto pensare. Cosa ne pensi? Eh no, ma infatti secondo me proprio la cosa interessante da vedere è che cos'è, no, la noia. Secondo me la noia è quel messaggio che interiore che viene dato al tuo corpo dal nostro cervello per lamentarsi del fatto che non sta imparando niente. E quindi ti fa percepire uno stato, come dire, negativo, per spronarti a cambiare una situazione che non gli aggrada, che è quella di essere in una condizione in cui non impara niente. No? Se io ti chiedo di stare fermo in una stanza vuota, insomma, pochissime persone trovano magari l'occasione di fermarsi a meditare. La maggior parte, dopo pochi minuti, si dispera di non avere niente da fare, di non poter studiare nulla. No? Tu immagina una stanza completamente bianca, priva di spigoli, dove ci sei tu, e basta, non hai niente da fare. È detto, parlavi della meditazione, ed in effetti la cosa, qualche volta che ci ho provato, la cosa più difficile quando si medita è proprio fare in modo, perché meditazione alla fine è pensare a niente, essere concentrati su un punto, e la mente però nel momento in cui cerca di rimanere fermo se ne va altrove. Questo può essere collegato alla noia quando... Ma vedi che mi stai dando conferma, no? Cioè, la mente ha voglia sempre di fare qualcosa. Di fare qualcosa, per cui nel momento in cui cerchi di tenerla ferma, di non fare nulla, lei, come hai detto tu, parte da sola, no? E va a cercarsi, a elaborare cose, anche se tu non lo vuoi, no? Anche se, ora che ne parlavi, mi viene di pensare che io, per esempio, odio la noia e mi è difficile annoiarmi, però devo dire che probabilmente questo è anche perché oggi abbiamo tante cose che si possono fare. Cioè, se tu sei davanti, a me capita che se sono su internet è difficile annoiarsi, perché sei su YouTube, vedi un video, poi ne vedi un altro, poi leggi una notizia, poi passi. Anzi, alcune volte è proprio il contrario, non riesci ad essere attento perché hai troppe cose. Ma infatti secondo me tutto questo spippolare da un sito all'altro, da un video all'altro, è proprio perché ti stai annoiando, no? E quindi calci in là il barattolo cliccando un altro video, sperando di venire catturato. Oppure quando si scrolla la classica timeline dei social, quello è un classico esempio di persone annoiate, o a qualche volta anche di persone che non vogliono fare quello che magari dovrebbero fare, tipo sì, che magari hanno soltanto un paio di minuti, perché, che ne so, hanno due fermate di metropolitana e quindi non c'è niente di più che possono fare che non scrollare la timeline e vedere se c'è qualcosa al volo, insomma. Allora, facciamo sentire gli altri due contributi e poi ci possiamo concentrare. Ne abbiamo scelti quattro. Sulla noia c'è un passaggio del Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Dice loro: voi altri vi annoiate perché non avete vita interiore. Non so se sia vita interiore, ma la curiosità per le cose grandi e per le cose piccole, anche le più banali, mi ha sempre salvato da questo stato d'animo, per cui io posso dire di non conoscere la noia. Se ti cade un martello sul piede o stai cercando di fissare un'anta di una porta e ti strapani un dito, queste cose, ecco, chiaramente generano un impulso
urli o te la prendi con esseri soprannaturali di vario genere, però dopodiché questa cosa ha anche un effetto liberatorio e rilanciamento. Cioè, insomma, alla fine della fiera, emozioni, secondo me, sia positive che negative, sono dei segnali che vanno presi in una certa considerazione. Ora, la domanda che vi posto tu era sulla noia o sulle emozioni in generale? No, sulle emozioni in generale. Ma vogliamo dire quanto è bello me la prendo con esseri sovrannaturali di vario genere? Assolutamente. Sono belli questi contributi perché sono tutti a loro modo intimi o comunque diversi, perché ognuno ha accolto quello che magari al momento gli veniva. Infatti, mentre tu parlavi, a me venivano alcuni aspetti. Ognuno poi la vive a modo suo, c'è un modo diverso. No, certo. Di annoiarsi, però ha proprio, no? Ragione quando dice che queste emozioni sono segnali, no? Quindi sono informazioni anche queste che ci arrivano e che dobbiamo sforzarci di elaborare e capire, e nell'elaborare magari anche fare un passo in più ancora e proiettare, no? Cioè, la noia, al di là di combatterla nel momento, andando magari a spippolare video su YouTube come fai tu, c'è anche quello di fare in modo di non trovarcisi in un contesto noioso, perché abbiamo detto che la noia è quella roba che il nostro corpo ci fa provare per dirci che non sta bene nella condizione in cui ci siamo messi, no? Quindi siamo costretti, diciamo così, a reagire quando si manifesta, però dobbiamo anche cercare di fare in modo di evitare che si presenti, no? Per il futuro. E in quest'ottica stavo pensando, o meglio, mi sono anche imbattuto, per la verità, in un paper che poi magari potremmo mettere. Cosa dici? Lo mettiamo il link in descrizione? Perché non vorrei che tu fossi già molto affaticato da tutto il lavoro che è stato fatto su... Me l'avevi già detto, quindi finito. Audio. Sì. Ce la faremo, fai. Faremo anche questo. Perché poverino, adesso sono così, così stanco, non vorrei abusare delle tue energie, della tua... Il supremo alieno, questo ed altro. Noi siamo tutti schiavi dell'alieno. Stavi dicendo, a proposito di questo paper? Questo paper, interessante secondo me, che diciamo... parla del pensionamento mentale, no? Che è quello del ritirarsi. Quando si parla di pensione, molti si chiede quale progetto hanno per la pensione. Tu che progetto hai per la pensione? Ma io ho progetto di non andare mai in pensione, quindi. Di non andare mai, interessante. Vorrei andare mai in pensione. No, tra l'altro adesso mi facevi pensare a questo fatto che in inglese è retired, quindi dai... proprio questa sensazione di ritirarsi. Di ritirarsi, però sarebbe bello ritirarsi, come dire, alle cose, per fare le cose che ti piacciono. Invece, almeno in Italia, nella stretta cerchia di persone con cui ho l'occasione di confrontarmi, di parlare, tante volte sento dire che l'età della pensione diventa il momento del riposo. E questa cosa è inquietante. Assolutamente. Perché soprattutto per quelli che si sono annullati forse nella loro tempo. Attività. Sì, no, certo, però è proprio anche un atteggiamento mentale, no? Di vedere il proprio lavoro come un momento di fatica, no? E quindi smetti di lavorare uguale riposo. Come se fino ad allora non la sei goduta la vita. Sì, esatto. Tant'è che, voglio dire, per propagandare quota 100, se ti ricordi, si diceva liberare gli italiani dal lavoro, no? Questa cosa che insomma, a me faceva piuttosto inorridire, onestamente. E no, e quindi questo paper, in realtà, che cosa fa? È andato a vedere la diversa elasticità mentale delle persone pre e post e durante il periodo del pensionamento, con dei dati anche storici, perché per esempio negli anni 50, no, in tutto il mondo occidentale più o meno si andava in pensione alla stessa età. Oggi invece ci sono delle grandi differenze, no? In Giappone non si va in pensione mai praticamente, nei paesi anglosassoni si va in pensione molto più tardi che non in Francia o in Italia o in Spagna. E quindi questa monitoraggio di dati è interessante perché nel tempo e nei luoghi il contesto è cambiato e quindi il confronto fra i dati ha molto senso, no? Perché ti permette di vedere i vari scenari
che effetto hanno sulle persone a livello collettivo. E l'effetto che hanno è che laddove ci si ritira, cioè ci si pensiona prima, per certi versi mi viene da dire troppo presto, c'è un calo mostruoso di freschezza mentale, di elasticità mentale, c'è troppo posto per la noia, no? Per tornare al nostro tema. E quindi diventa interessante, secondo me, considerare questi sentimenti negativi, la noia in particolare, come appunto messaggi che vengono dati dal corpo, per capire quanto effettivamente, anche se ci può ingolosire l'idea della pensione, come dire, della baby pensione. C'era quel ritaglio di giornale della ragazza che negli anni 60 a 35 anni andava in pensione, no? C'è chi prova invidia, voglio dire, per quella condizione, però è un'invidia che io posso condividere a patto, come dire, che da quel momento inizia un altro tipo di attività, al di là che sia remunerativa, lucrativa oppure no, no? Però avere più tempo per poter fare le cose che realmente a noi piacciono. Ma certo, cioè di continuare a fare cose per continuare ad imparare, come diceva Merlino a Semola nella Spada nella Roccia, no? Assolutamente. Un altro aspetto rispetto alla noia, ma non so se è solo legato alla noia, mi facevi pensare alla differenza che c'è tra il mondo, diciamo, nordico e quello del sud dell'Europa, che mettiamo, diciamo, Spagna, Italia, Grecia, a confronto con gli anglosassoni in Germania. Per esempio, alcuni amici inglesi mi facevano notare come il fatto che qui piova, il fatto che qui il tempo non sia granché, li mette nelle condizioni di essere bravi in tutte le cose che si fanno indoor, le performance arts, la musica. Quindi proprio per combattere la noia data molte volte anche da un tempo non clemente, loro sono molto bravi a fare le cose indoor e su questo si sono organizzati. Invece noi, quando arriva la bella giornata, non vediamo l'ora di andarci a fare una passeggiata al mare, solo ed esclusivamente, dico noi come popolazione del sud d'Europa, latina, andiamo al mare, perché poi fa caldo, non abbiamo possibilità. Ci sono anche questi aspetti che possono influire, secondo te, quelli climatici rispetto alla noia? Quando piove, sì. Annoia. Un italiano che è a casa, quando piove... Diciamo, ci si annoia di più sicuramente in casa quando piove di quando c'è bel tempo si va al mare, no? Nel senso che... Ma non è detto! Però c'è anche l'indole, appunto, di combattere la situazione in cui ti trovi, no? E di voler... un po' l'indole, è un po' proprio uno sforzo di ragione, no? Di tentare di badare a quello che effettivamente... No? Qual è il contesto migliore per me? Quindi che cosa mi devo augurare, no? Per me, ma nel senso, senza doverlo ribaltare esclusivamente sul mio interesse personale, privato, però in che tipo di paese voglio vivere, no? Questo dovrebbe essere noi abbiamo fatto un paio di puntate almeno in cui abbiamo parlato benissimo del welfare, spiegando quanto fosse importante. Oggi andiamo forse in una direzione un po' inversa, quella di spiegare quanto sarebbe bene non esagerare col concetto di pensione, ma al di là degli aspetti finanziari, no, del debito pubblico, del fatto che poi c'è l'onere di garantirle queste pensioni e non necessariamente lo Stato ne ha le forze, al di là di tutti questi aspetti qua, c'è anche proprio un aspetto sanitario, cioè confrontando i dati dei paesi dove si va in pensione prima con quelli dove si va in pensione dopo, le persone dove si va in pensione prima sono cerebralmente indebolite. Ovviamente al netto del mestiere che fai, io sono perfettamente d'accordo con te, ma capisco l'obiezione che ci può essere da parte di qualcuno che dice: se io faccio l'infermiere, se faccio il pompiere, se faccio il poliziotto, certi tipi di lavori fatti a 70 anni sono diversi rispetto ad altri più prettamente intellettuali, che si possono fare anche oltre 70 anni. Un professore può essere tale, anzi forse anche a 80 anni, ci sono tante persone, perché diventi più saggio, più bravo nel cogliere comunque alcuni aspetti. Parlo dell'insegnamento, anche se c'è qualcun altro che magari dice: no, vorrei andare in pensione. Cioè si va in pensione troppo presto, tutto sommato, o sbaglio? Sì, sì, no, ma adesso giustamente hai fatto bene ad aprire la parentesi, i lavori logoranti, usuranti ci sono e vanno chiaramente battutelato chi,
chi si trova in quella condizione, no? Quindi non è un discorso, come dire, da piazzare orizzontalmente, orizzontalmente su tutto, però diciamo che le grandissime battaglie dove sembra in un certo senso che tutto il diritto da parte del cittadino stia dalla parte dell'avvicinare il più possibile la data del pensionamento, invece tutto l'interesse, come dire, semplicemente finanziario sia in quello di prolungare l'attività lavorativa, beh, invece il discorso è molto più complesso e articolato. È interesse anche del cittadino, no? Avere invece l'occasione di non avere un incentivo a ritirarsi troppo presto, perché poi si finisce. Noi tra l'altro siamo anche un paese, per esempio, adesso tu vivi a Manchester, queste cose non le sai, non te ne frega niente, ma insomma il nostro è un paese dall'età media molto alta, quindi se tutti diciamo così le persone che hanno avuto la facoltà, la possibilità di ritirarsi, si trovano in un contesto di maggior fragilità a causa di questo fatto e per giunta determinano quale sia l'opinione pubblica, perché finisce che sono la maggioranza del paese, ecco che diventa veramente un problema collettivo, no? Che poi le persone che invecchiano meglio, scientificamente parlando, sono quelle che si mantengono impegnate, soprattutto mentalmente, che coltivano hobby, che fanno attività, che leggono, è una questione mentale. Ci sono invece tante persone che dopo la pensione si buttano davanti a un divano e guardano TV, perché probabilmente non hanno più l'obiettivo. Era legato fortemente, ne conosco tanti, ne conosciamo tutti tanti, era fortemente legato al mestiere che si faceva, che poteva essere un mestiere lavorante o importante. Noi siamo persone, cioè noi siamo tutti per lo più abituati a identificare noi stessi rispondendo alla domanda cosa fai nella vita, no? Quindi, molto occidentale come cosa, e si sta un po' superando. Sì, si sta un po' superando perché abbiamo la possibilità, no, di allargare i nostri bacini di interesse, eccetera. Però purtroppo, insomma, molta gente scopre di risentirne poi a livello personale direttamente, no, dell'essere andata in pensione. Quante persone hanno un infarto all'inizio della loro pensione, per esempio? Certo, tantissimi. Probabilmente non pensi che nei prossimi anni, rispetto ai nostri genitori, tante cose cambieranno? Cioè già il fatto che nella nostra generazione, io sono di quelli che è venuto qui in Inghilterra e non sa realmente quando andrai in pensione, un po' perché la pensione che ti daranno sarà minima, un po' perché nel frattempo dalla generazione nostra in giù ci si sta abituando al fatto che nel corso della vita cambierai spesso lavoro. Questo è un aspetto che forse cambierà rispetto a tanta gente che ha fatto per tutta una vita lo stesso lavoro. Tu ad esempio farai lo scrittore tra non molto, cambierai completamente vita e scriverai un libro, giusto? Prima o poi mi piacerebbe riuscire a metterlo giù. A parte gli scherzi, comunque cambiano, voglio dire, un trentenne, un ventenne invecchierebbe in maniera diversa. Sai che il nostro riferimento Yuval Harari dice sempre che ai giovani d'oggi bisogna chiedere non che lavoro vuoi fare da grande, ma quali sono i 5 lavori che vuoi fare da grande? Perché questo aiuterà ad essere anche multitasking, no, forse più che multitasking, multiskill, avere multiskill. Più interesse, multiskill, e questo dovrebbe aiutare. Tra l'altro, non abbiamo parlato di una cosa, andare in pensione, ma si riuscirà poi a vivere nel prossimo periodo con una pensione? Questo è il vero tema. Io ho visto il governo inglese rispetto a quello italiano ti dà già una proiezione di quella che sarà la tua pensione. In italiano non lo fanno perché probabilmente se la gente sapesse quanto andrebbe a guadagnare con la pensione ci sarebbe una rivolta, andrebbe, non lo so. Qui in Inghilterra te lo dicono e non si può vivere con la pensione. È poca, non ce la fai. Dipende, c'è pensione e pensione. C'è pensione e pensione, è chiaro. Poi io sto parlando di un impiegato medio, di una persona che fa un'attività. Allora, questo secondo me meriterebbe una puntata ad hoc sul sistema pensionistico, su come funziona. Secondo me molti non hanno capito bene come funziona il nostro sistema pensionistico e che differenza c'è con uno schema Ponzi. Attenzione, mettiamo in discussione il sistema pensionistico, qui dobbiamo mettere i sottotitoli per, non lo so come si fa per i film vietato ai minori, perché qui l'alieno sta per dirci, non oggi, che cosa c'è dietro il mondo delle pensioni, che poi in realtà era la trasmissione che avremmo dovuto fare, quella delle pensioni,
e poi lui gli è venuta sta storia della noia. Colpa di Vasco, te l'ho detto, colpa di Vasco. Poi nella settimana di Sanremo stiamo registrando, quando andrà in onda Sanremo sarà finito, infatti ti avrei proposto una trasmissione su Sanremo, io non lo vedo, qui non prenderei uno, quindi non lo posso vedere, non so tu, quindi si passa... Per rispetto al fatto che tu non lo prendi, ho detto cambiamo, parliamo d'altro, insomma. Infatti, quindi una delle prossime puntate sarà quella della pensione. Che cosa vuoi aggiungere rispetto alla noia? Magari poi ne facciamo un'altra sulla paura, facciamo una su un sentimento diverso da mettere in relazione. Allora, la paura è quella che ci ha fatto, la paura è quella che ci ha fatto uscire dal Pleistocene, no? Quindi se siamo qua è perché abbiamo avuto la paura e ci ha permesso di scansare i pericoli, quindi tutte le emozioni che abbiamo in realtà sono appunto sono informazioni, poi alcune sono più belle da provare, non so, fare l'amore, mangiare. Penso che la paura sia una delle più antiche, quella proprio che ci è rimasta, è una delle prime dell'essere umano, che rimane. Sì, mi pare che insomma risieda nella parte più antica del nostro cervello, sì. Esatto. E poi quindi insomma ascoltiamo il nostro corpo, i messaggi che ci diamo, questo è un po'... Infatti, con questa, allora con questo olismo, questo messaggio zen, con questo approccio olistico dell'alieno rispetto alla noia, chiudiamo la nostra puntata, vi chiediamo come al solito di commentarla, di twittarla, noi siamo soprattutto su Twitter ma anche sugli altri social, ci trovate, ritwittarla, consigliarla ai vostri amici, perché vogliamo farci conoscere a un pubblico sempre, sempre più ampio. Ci trovate su tutte le piattaforme di podcast, Spotify, Google, Spreaker, e fra un po' magari andremo anche da qualche altra parte con qualche esperimento che stiamo provando a fare. Non aggiungiamo altro. E ne hai gettata lì un'altra. L'ho gettata lì. Grazie all'alieno olistico di stasera, di oggi. Ci sentiamo lunedì prossimo con una nuova puntata di Economia per Tutti. Ciao! Ciao a tutti! Economia per Tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo L'Abbate e l'alieno Gentile.